Sì. Abbiamo duplicato le adesioni. Adesioni cosa? Appunto nella far sì che questi luoghi rivivano l'attenzione dei cittadini che vi abitano vicino, che comunque desiderano conoscerli, rivivano attraverso una serie di piccoli e grandi eventi che ne valorizzano la qualità, ne valorizzano la presentabilità, ne valorizzano soprattutto l'appropriazione che i cittadini possono fare di questi luoghi. L'anno scorso è una notevole partecipazione questa iniziativa e quest'anno dovrebbe essere altrettanto, visto la cresciuta adesione, quindi questo testimonia della validità. D'altra parte questa iniziativa fa seguito, o si combina insomma, con altre iniziative con simili che noi facciamo con i musei e con i teatri storici. Se vi ricordate, noi apriamo sempre questi luoghi storici fine settimana dell'anno con l'intento di far conoscere il contenuto e il contenitore, quindi un'appropriazione totale da parte dei cittadini di questo bene culturale, un bene culturale che anche per un teatro non è solo quello che vi si rappresenta, ma è anche lo straordinario contenitore tipico della nostra regione, e così è vero anche per i musei, e così è vero anche per i giardini. Quindi una conoscenza completa di quello che può servire concretamente il bene culturale, che sia un edificio o che sia un luogo verde, servire per conoscere meglio la realtà storica nella quale si è immersi. E questo è l'obiettivo generale nel quale queste iniziative si sono sviluppate in questi anni, continueranno a svilupparsi, speriamo bene, con queste prospettive. Siamo